Innanzitutto vi ringrazio perché ci intervistate sempre e ci rendete partecipe delle nostre disgrazie innanzitutto. Beh, diciamo che oggi sensibilmente va meglio perché ieri abbiamo lavorato bene con i volontari, con le imprese, quindi oggi inizia la pulizia continua, anzi la pulizia delle strade, dal fango, comunque la situazione direi che è abbastanza nella normalità. Poi è chiaro che stamattina faremo un ulteriore sopralluogo per vedere se ci sono state nella nottata ancora delle frane diciamo sulle strade, però ci risultano per adesso. Comunque con l'ufficio tecnico faremo una ricognizione di tutto il nostro territorio. Questa è la situazione, abbiamo parlato anche col presidente della provincia, Olivieri, naturalmente ora dovrete cominciare anche a fare la conta dei danni, sindaco. Senza dubbio, la conta dei danni sono veramente tanti. La sfortuna che noi anche 15 giorni fa, 10 giorni fa abbiamo avuto gli stessi problemi, forse un po' meno di questa volta, e quindi la conta dei danni è doppia. Per un comune piccolino come Altare è difficile, già avevamo dei problemi nostri e quindi ancora questi ci hanno veramente dato una mazzata, però purtroppo contro il tempo non si può fare niente, quindi cerchiamo di essere ottimisti, di prendere nel migliore dei modi. Io comunque voglio sempre ringraziare tutte le persone che in questi giorni si sono adoperate per il nostro comune, i volontari, la protezione civile, tutti quelli che ci hanno dato una mano per uscire da questa impasse, non sono stati pochi.